la gravità della situazione, con appunto imprenditori che si suicidano, vista la gravità della situazione economica, non sarebbe il caso di istituire una super procura? C'è già la superprocura ed è pro banche, pro crimini delle banche. Io arrivo a dire che la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, per come vengono rappresentate, sono un'invenzione della magistratura che serve a distogliere l'opinione pubblica dai crimini delle banche. Perché Certo. la mafia, la camorra, la 'ndrangheta non sono delle organizzazioni, come dicono loro e come poi scrive Sono quello manovalate dalla Giovannottino, sì. come si chiama? Saviano. Saviano. Sì. Non sono delle organizzazioni, sono delle culture, perché se questi fossero organizzati, basta solo questo, insomma, sarebbero gli unici in Italia ad essere organizzati, insomma, questo è ridicolo, no? Qui ci vengono ad ammannire delle cose assurde, tipo che quel vecchio, come si chiama, dei pizzini. Ah sì, quello lì che è stato Quel preso adesso mafioso. ultimamente, quello che è stato Quello che sta preso, in quello carcere. che stava in una casa, Che fa Totorina. Rina, che Sì, Rina dirige il mondo con i pizzini. E io dico sempre, io sono un cretino perché io non sì, riesco a dirigere il mio infatti, studio quello con i non computer riesce neanche a e parlare. quindi lui dirige il mondo con i pizzini. Ci sono proprio barzellette. Sono delle barzellette che si inventano per distogliere l'opinione pubblica dai crimini veri che sono i crimini delle banche, in particolare il crimine del signoraggio. Devo dire che io poi della magistratura parlo male molte volte anche per sollecitarla, questa magistratura, che poi in fondo sono molto resistenti, vanno molto piano, ci sono voluti 24 anni per fargli passare l'adesione dell'accredito della valuta zero, cioè immediato. Però poi ci arrivano e devo dire che in questo momento ci sono moltissimi cambiamenti della giurisprudenza. Cioè, se andiamo di questo passo c'è da sperare veramente che la magistratura cominci. Non la voglio dire troppo forte perché questi poi ti smentiscono continuamente. Cominci magari a farla qualche cosina, perché poi non ci vuole nulla. Non ci vogliono le leggi, sì, nuove leggi, leggi migliore, sempre meglio, si sa. Basta Ma applicare. bastano le vecchie. Il fatto che sulle etichette non ci sia il luogo di... Vai al supermercato, olio lavorato in Italia, lubrificato in Italia, lucidato in Italia, premuto in Italia, ma prodotto Non si, ma non quella c'è direttiva scritto mai. olio d'oliva. Queste sono cose altamente illecite, perché un'oliva se non è italiana è una bacca, non è un'oliva, è una generica bacca che può essere qualsiasi cosa. Ora, se svegliasse qualcuno di questi qui, invece di stare a pensare ai pizzini di Reina o di altri, come, certo sono delinquenti, no? E qui siamo tutti delinquenti ormai, se sono più delinquenti, ci metto pure io, sono tutti, sono più Sì, io ho delinquenti che... delle multe da pagare, stradali. Ma insomma, voglio dire, questa è diventata una società di delinquenti in cui nessuno fa il suo mestiere, ma tutti utilizzano i ruoli per raggiungere altri risultati. Che mestiere fa la Guardia di Finanza? L'unico posto dove non lo si dice è in televisione, ma chiunque lo domandi e lo sanno benissimo. Quelli mica lavorano per lo stipendio. Sì, poi non tutti, non proprio tutti, d'accordo. Però sappiamo benissimo che sono tutte intere fasce sociali, autorità, forze di polizia di tutti i tipi, magistrati, che utilizzano i ruoli per raggiungere tutt'altri risultati. È la mia definizione di burocrazia. Io dico che la burocrazia è una tendenza a rendersi temibili o inaccessibili nei propri ruoli allo scopo di poterseli vendere o comunque di potervi lucrare in qualche modo. C'è da avere dei dubbi sulla bontà di questa definizione, ma io penso proprio di no. Quindi delinquenti, colletti bianchi, verdi, rossi e gialli, ce ne sono di tutti i tipi e moltissimi. Da qui a dire la organizzazione criminale è un'altra cosa, non esiste nessuna organizzazione mafiosa. Ci stanno un mare di delinquenti, più di quanti loro non dicono, che poi loro tendono a farli apparire come fenomeni circoscritti, laddove invece sono fenomeni vastissimi, che coinvolgono dei numeri sterminati di persone. Ma queste non sono organizzazioni. Il fatto
fatto che questa gente bestemmi nella stessa maniera, rubi nella stessa maniera, parli nella stessa maniera, mangino le stesse cose, pratichino le stesse abitudini, è il frutto dell'appartenenza ad una stessa Ma cultura. comunque spesso loro lavorano per le banche, cioè o con avrà accetto con le banche, Ma certo, ma che le no. banche sono così autonome, le Ah, banche non hanno sono bisogno di così accettare una specializzate nel delinquere che non hanno bisogno di banca. Ma nessuno. vanno spesso a braccetto. Che cosa, Ma sì. le banche Sì, ma. stampano i soldi del signoraggio e lo fanno con il beneplacito delle massime istituzioni planetarie, di chi hanno bisogno?